Eccoci, allora, prima di cominciare, giusto per condividere due informazioni con Carige, e di Carige, io l'ho dichiarato poco fa in sala stampa, penso che la situazione sia ovviamente di attenzione, anche di preoccupazione, ma non una preoccupazione, come dire, parossistica, nel senso che siamo in contatto. Stamani mi sto malacalza, ho sentito al telefono più volte l'amministratore delegato fiorentino. Io credo che ci siano le condizioni perché l'accordo sull'aumento di capitale poi alla fine si raggiunga, così come mi ha garantito Malacalza che non c'è nessuna intenzione del nocciolo duro degli azionisti liguri di sfilarsi dall'operazione, anzi tutti hanno sostanzialmente deciso di proteggere le loro quote accrescendo, quindi direi che da questo punto di vista la situazione è abbastanza tranquilla e anche da un punto di vista dei fondamentali della banca la situazione è sostanzialmente tranquilla, sia per quanto riguarda la liquidità, sia per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, francamente non vedo questa fiammata di ansia da quale parametro nuovo nei bilanci o nel conto economico sia stata sviluppata. Quindi, come regione, noi ovviamente continuiamo a sostenere con tutta la nostra attività ordinaria la banca del territorio, anche perché per il nostro modello di sviluppo una banca come Carige oggi è fondamentale, riteniamo che possa essere l'unica vera risposta a quella tipologia di credito di cui hanno bisogno le imprese della Liguria, con la conoscenza del territorio che Carige ha nel suo DNA. Quindi, da questo punto di vista, è ovvio che noi ci fiamo tutti perché più presto questo aumento di capitale venga sottoscritto e che ci sia un accordo. In questo senso, negli ultimi minuti mi arrivano delle comunicazioni abbastanza tranquillizzanti e incoraggianti da parte del management, continuiamo a vigilare, ma insomma, ripeto, è una fiammata dovuta certamente a problemi di valutazione all'interno del consorzio di garanzia e dei soci del nocciolo duro ligure sull'azionariato, ma non ci sono stati significativi cambi patrimoniali o di flusso di cassa o di patrimonializzazione dell'istituto. È ovvio che dovrà adempiere a quanto richiesto dalla vigilanza di BCE entro la fine dell'anno, quindi la sottoscrizione dell'aumento di capitale c'è, ma sostanzialmente avendone già un 40% sostanzialmente sottoscritto dagli attuali soci, credo che non sarà difficile per il management trovare la quadra anche col consorzio di garanzia delle banche estere che stanno ovviamente trattando l'aumento di capitale. Questo giusto per aggiornarvi un attimo sul fatto del giorno, andiamo all'ODG. Allora, le pratiche del Presidente, numero 1, disposizioni in materia di accesso civico semplici generalizzate, si sente il decreto legislativo 33 del 2013. 2, concessione del patrocinio e uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Numero 3, decreto 284 Arte Savona concernente il bilancio di esercizio 2016, a firma congiunta con l'assessore Scajola. Deliberazione 79 del commissario Dialisa concernente il bilancio di previsione 2017 a firma congiunta col vicepresidente. Numero 6, sempre a firma congiunta con l'assessore Scajola, permuta senza conguaglio, ex articolo 43 della legge regionale 2012 tra Arte Genova e Arte Imperia. Poi numero 8. Le pratiche del vicepresidente, legge 210 del 92, indennizza a favore dei soggetti danneggiati da complicanti di tipo irreversibile, come vaccinazioni e trasfusioni, impegno di euro 5.997.702. Poi andiamo alla numero 12, una pratica dell'assessore Berrino, legge regionale 34 del 2016, articolo 4, fondo strategico regionale, concessioni di agevolazione e strutture ricettive all'aria aperta, ex articolo 32 del 2014, approvazione al Il bilancio. bando per riciclare l'aria aperta, quindi campeggi per la Giovacalda, è il secondo dopo quello dei
per le strutture ricettive alla... E quello lo abbiamo messo un milione e mezzo. Sì, perfetto, questo. Poi le pratiche dell'assessore Cavo, che ha delegato l'assessore Gian Pedrone, numero 13, procedure di accreditamento strutture formative, macrotipologia, vedi di valutazione domande di accreditamento degli organismi, forma di La Spezia, SF di Savona e Spezia. Numero 14, approvazione schema di intesa tra l'ufficio scolastico regionale e la regione Liguria per la realizzazione di un servizio educativo per i bambini tra i 24 e i 36 mesi per l'anno scolastico 2017-2018, sezioni primavera, per un impegno di euro 130.000. Poi le pratiche dell'assessore Gian Pedrone, la numero 15, eventi alluvionali ottobre-novembre 2014, integrazione contributi mensili per sistemazione famiglie evacuate dall'abitazione principale, impegno di euro 105.951, fondi derivanti da donazioni liberali. Avevamo un residuo sulla vecchia alluvione di ottobre-novembre 2014 di donazioni di erogazioni liberali, li distribuiamo ai privati sulla graduatoria già stilata a suo tempo, quindi senza bisogno di altre graduatorie, è un piccolo... altro segnale, diciamo, ovviamente richieste di danni per milioni e milioni di euro, però come dire, almeno quelli prioritari riescono ad avere un piccolo aiuto in più, anche se con un po' di anni di ritardo, però direi che è un bel segnale. Poi la numero 16, 18, 19 sono trasferimento fondi da contabilità speciale, modalità di gestione delle risorse. Abbiamo chiuso delle contabilità speciali vecchie, ha chiesto il reimpegno al Dipartimento Nazionale su alcune opere che impegneremo entro fine anno, sono quello che abbiamo approvato, come dire, nell'ultima variazione e quindi che andremo a reimpegnare entro fine anno su opere da fare. E invece la numero 17 riguarda il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020, Proterina tra Evolution, e l'approvazione dello schema di convenzione con ANCI Liguria per un impegno di spesa di euro 40.000. Bene. La famosa convenzione. Stavo mandata via messaggio. Esatto, sì, la numero 20 invece a firma congiunta, sempre assessore Gian Pedrone e assessore Scaiola, l'articolo 5 bis della legge regionale 29 dell'83, l'approvazione della modulistica unica e procedure standard per rilascio autorizzazioni in applicazione della normativa di costruzioni in zone sismiche. Io questo considererei un provvedimento che ovviamente per competenza è sul mio assessorato, ma che abbiamo costruito insieme all'assessore Scaiola. Uno di quei provvedimenti che il Presidente ama definire di semplificazione, perché noi in realtà andiamo a definire delle procedure standard e una modulistica unica a livello regionale per il rilascio delle autorizzazioni che sono previste dalla normativa in materia di costruzione di zone sismiche. Ovviamente c'è una sismicità del nostro territorio che va a seconda della situazione, come dire, di rischio che è a ponente molto importante e in altre zone della Liguria un po' meno, però insomma direi che questa era una segnalazione che ci arrivava dagli ordini, dai professionisti, da una serie di categorie che era molto molto sentita. Quindi è un processo di semplificazione, standardizzazione dei procedimenti amministrativi e soprattutto per quanto riguarda le denunce dei lavori e il rilascio delle autorizzazioni va a, come dire, prevedere una serie di semplificazioni che vanno a come dire, inserirsi dentro un procedimento legislativo esistente. Direi che rispetto a un indirizzo che ci si aspettava e rispetto al fatto anche che questa giunta è stata la giunta che ha varato le nuove indicazioni per il rischio sismico, è un segnale che soprattutto nel ponente Liguria aspettavano da molto e che ha, secondo me, un buon senso tecnico anche di applicazione rispetto al fatto che le autorizzazioni sono molto complesse ad oggi e quindi anche semplificarle un po' ha un senso molto importante. Molto bene. Poi un'altra pratica dell'assessore Gian Pedrone, numero 21, modifica la deliberazione 622 concernente modalità e tempistica di erogazione risorse del Fondo Strategico Regionale per interventi infrastrutturali. Sì, il fondo strategico già assegnato, elaboriamo una scadenza diversa per l'erogazione delle tempistiche che noi finanziamo per dare agli enti la possibilità di spendere nei tempi più idonei.
le pratiche dell'assessore Mai, numero 22, programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 6.4, riapertura dei termini di presentazione della domanda di aiuto. Bene. Numero 23, convenzione Regione Liguria, Università di Genova, Distav, per studi sulla fauna selvatica una terra, approvazione, piano delle attività. Sì, questo, diciamo, attraverso questa delibera formalizziamo la continuazione del rapporto di lavoro già esistente. In realtà attraverso questa delibera citiamo degli studi di particolare interesse regionale, il nostro interesse sui quali si focalizzerà l'attività del DISTAV, ad esempio studi sulla bifauna, fauna omeoterma di interesse venatorio, turdidi, gestione cinghiale, cercando anche soluzioni alternative rispetto a quelle che già stiamo utilizzando adesso, alcune delle quali comunque abbiamo già avviate e stanno dando buoni risultati, quindi si parla prevalentemente di recinzioni comprensoriali in alcuni ambiti più critici. Poi abbiamo la gestione della fauna ittica, il piano gestione regionale per la specie anguilla e il progetto cormorano. Poi i cormorani si nutrono di anguilla? Di tutta la fauna ittica, sostanzialmente i nostri torrenti sono. Ma io non ho mai visto subendo, aeroni, ma non ho mai visto un cormorano. Sì, stanno subendo grossi problemi alla nostra fauna ittica. Ma come sono fatti? Non eri, poi vanno nero, vanno sott'acqua, buttano sotto. Nel fiume Magra ci sono guardi un po' ogni tanto. Quindi specie d'estate l'airone pesca dolce acqua poco profonda, invece il cormorano scende nei laghi, di fatto distruggono tutta la fauna ittica, specie quella autoctona, che è la più delicata, e quindi dobbiamo trovare delle forme di contenimento. Diciamo, il bisogno originario il cormorano è immigrato. Sì, assolutamente. Assolutamente. Prima i nostri. Allora, dopo vado giù a vedere le foto del cormorano su Google. Numero 24, contributo al comune di Ponte d'Assio per euro 2000 per ripristino e realizzazione di bacino antincendio boschivo in località Santa Lucia per rifornimento e elicotteri di antincendio boschivo. Questo è un invaso che è stato creato, un piccolo invaso che però ha già dato delle risposte importanti anche in termini di riduzione dei costi nelle attività di spegnimento, perché è un invaso su questo torrente che permette agli elicotteri di attingere acqua per lo spegnimento incendi, è già stato utilizzato e ha già dato buoni frutti. Quindi attraverso questo piccolo contributo riusciamo a consentirgli nuovamente questo intervento. Passiamo alle pratiche dell'assessore Rixi, la numero 26, legge regionale 32 del 2007, approvazione modalità e criteri per concessioni di contributi a favore del commercio e equo solidale per l'anno 2017. Praticamente abbiamo fatto il bando a seguito dello stanziamento fatto il bando aprirà il 30 di novembre, pensiamo che sarà già chiuso il primo di dicembre per l'esaurimento. Diciamo che c'era un filo d'attesa. Sostegno per iniziative di divulgazione e sensibilizzazione per progetti educativi nelle scuole, iniziative a formazione degli operatori. Il fondo è pari a 80.000 euro e quindi è pronta settimana prossima. 27, termine e modalità di presentazione della domanda per il bonus carburante. Sì, questo poi ne parleremo settimana prossima, però con questo atto sostanzialmente di oggi la Giunta ha spiegato tutto quello che doveva fare per rendere operativa questa misura e quindi insomma il 27 novembre 2017 sarà l'apertura del bando che chiuderà il 27 giugno 2018 e il 27 novembre 2019 sarà il termine ultimo per riutilizzare il bonus carburante. Si chiederanno date. Il termine ultimo? Il 27 novembre 2019, avrà durato un anno, quindi
poi saranno individuate già tutte le famiglie beneficiarie, tutta la perimetrazione, l'importo che sarà 345 euro familiare, anche poi primo aspetto a martedì, esattamente sarebbe fare l'annuncio. E con questo diciamo che abbiamo chiuso questa annosa questione del bonus carburante, vero? Il numero 28, sempre dell'assessore Rixi, presa dato da ripartizione delle risorse, ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2017, interventi per interventi agevolativi nelle aree di crisi industriali, non destinati ad accordi di programma. Sì, allora, con la delibera di oggi noi praticamente andiamo a porre le basi per la figura dell'accordo di programma che verrà chiuso con il governo entro dicembre, direi a fine di novembre se riusciamo. Il governo ha messo a disposizione 2.400.000 euro per questo primo bando, noi mettiamo altri 400.000 euro, quindi saranno 2.800.000 sostanzialmente, che andranno al finanziamento di operazioni all'interno di quelle aree delimitate come aree di crisi non complessa, su cui peraltro sono già stati nel primo bando che si era tenuto ad aprile, sono stati già scelti due progetti della regione Liguria, su cui però in Italia diciamo, non ci dice esattamente ancora chi sono, anche se noi possiamo bene immaginarlo, quindi chiuderemo l'accordo. Ecco, la cosa che vorrei dire è che ci sarebbe la necessità per il rifinanziamento dell'anno prossimo. So che il ministro Calenda l'aveva chiesta, il governo però, quanto sembra, abbia stralciato il finanziamento dell'anno prossimo per le aree di crisi, quindi vedremo magari di fare un attimo di pressione anche per presentare degli emendamenti a livello parlamentare, perché credo che sia importante dare continuità a questo tipo di misure, se non abbiamo lavorato un anno e mezzo per portare a casa abbastanza poco. Bisogna discutere con Calenda, appena chiusa la legge di stabilità. Sì, ma credo che lui sia assolutamente d'accordo, non è Calenda che in questo momento non vuole dire. È che ultimamente Calenda è più d'accordo con noi che con il governo. Cioè. Per cui diciamo che... Una pratica dell'assessore Scaglione, la numero 29, l'approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Cengio, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 del 2015. Ma questa è una variante importante, Presidente, perché poi il comune di Cengio è stato anche toccato da recenti problemi alluvionali. Noi stiamo facendo una politica urbanistica che va a rivedere, soprattutto nelle zone maggiori dove c'è il maggior rischio di incolumità pubblica per questioni ovviamente idrogeologiche, quelle di rivedere, rifare riclassificazioni urbanistiche che possano in talune zone rivedere quelle che erano vecchie concezioni urbanistiche ormai ovviamente obsolete, superate, addirittura in certi casi pericolose per l'incolumità pubblica. Quindi noi facciamo una diminuzione di quello che è il carico urbanistico previsto in determinate zone, viene sparso su altre zone del territorio, garantendo da oggi in avanti delle politiche urbanistiche che non prevedano più anche piccoli interventi che però sono stati causa anche di danni al territorio. Quindi questo è il Comune di Cengio, che è un comune importante per quello che è anche accaduto, eravamo stati anche insieme, se non sbaglio, a vedere alcuni danni, no, Sonia, quando c'era stata la recente alluvione, e questo è un intervento importante che abbiamo fatto insieme al Comune, insieme agli organi competenti. Poi la numero 30, una proposta dell'assessore Capo, una proposta di atto amministrativo del Consiglio regionale, piano di dimensionamento delle rete scolastiche e piano dell'offerta formativa 2018-2019, modifica della deliberazione del Consiglio regionale 28 del 2016. La numero 31, invece una richiesta dell'assessore Gian Pedrone, una richiesta di parere al Consiglio su bozza di regolamento della Giunta ad oggetto norme per il rilascio delle concessioni di derivazioni d'acqua. Sì, è una proposta, sistemiamo una questione che non era mai stata regolamentata in questa regione, quindi è una buona cosa.
E poi ci sono i disegni di legge del Presidente in materia finanziaria, quindi la legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018, scusate, poi il collegato alla legge di stabilità e poi il bilancio di previsione per gli anni finanziari 2018-2020. E poi abbiamo la manovra di cui poi cominceremo tutto l'iter. Poi ci sono due pratiche fuori sacco, una a firma con la manovra è quella di cui abbiamo parlato più o meno tutti, la conoscete, poi la si svilupperà nel corso settimana nel concorso in commissione, è una cosa che contiene tutti quei passaggi qualificanti che abbiamo, che ci siamo detti, la residenzialità, il sostegno alle famiglie più fragili, il rifinanziamento della videosorveglianza del piano di sicurezza, una serie di semplificazioni per urbanistica e ambiente piuttosto significativo, alcune misure di sostegno al commercio e impresa dello sviluppo economico, tutta una serie di altre iniziative che in parte sono già contenute nel collegato, sul bilancio stiamo ancora ovviamente lavorando, è una cosa in itinere, anche su formazione del lavoro stiamo lavorando, sarà un quadro diciamo definitivo quando andremo a illustrare in commissione quindi dicembre, però intanto abbiamo dato il calcio di inizio. Poi quindi la pratica fuori sacco a firma congiunta, assessore Ricavo, vicepresidente, assessore Scaiola, approvazione dell'elenco dei comuni ammessi al finanziamento statale per le spese sostenute per la promozione e il potenziamento del sistema integrato di educazione e istruzione, annualità 2017. Sì, sicuramente è una delibera attesa da tanti comuni. E, per quanto riguarda la possibilità di dare un contributo per la promozione e il potenziamento del sistema integrato di educazione e istruzione, sono fondi governativi, questo è giusto precisarlo. Il termine del 20 novembre era un po' una scadenza a breve per fare tutto un elenco dei comuni in base alle richieste e distribuire in modo omogeneo e uniforme sul territorio questi importanti interventi che vanno dalla riduzione delle reste a interventi più di competenza del collega Scaiolo e della collega Favo. E poi un argomento dell'assessore Rixi, strumento finanziario di capitale di rischio per sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese liguri. Sì, questo si tratta di un argomento di giunta regionale riguardo appunto il ruolo che si è andato già a definire, ma volevamo, come posso dire, portarlo relativo al processo di trasformazione di Ligur Capital e della, come strumento di capitalizzazione per le piccole e medie imprese ligure in coerenza di quanto previsto dal Grow Act, e quindi abbiamo delineato la strategia che poi la società dovrà seguire. Altre cose? No, allora chiudiamo. Chiusa la giunta. Andiamo a vedere il cormorano.